Oggi parleremo di ipertensione arteriosa. Ci faremo cioè la domanda: la pressione deve necessariamente aumentare con l'età? Ebbene no. In Europa, in America, aumenta progressivamente con l'età e molte persone sono medicalizzate con antipertensivi già a 60 anni. Però, per esempio, gli indios dell'Amazzonia mantengono la loro pressione arteriosa a 120-80 anche a 60-70 anni. Perché? Perché fanno tanto movimento, 8 ore di caccia al giorno, non mangiano cibi ipercalorici e non consumano alcol. Quando io facevo l'università si diceva che la pressione arteriosa fino a 20 anni era normale a 120-80, sino a 40 anni a 140-90, sino a 65 addirittura a 155-90. Ora, gli standard imposti dagli Stati Uniti d'America sono che una pressione normale è normale a 120-80, sopra 130-135 è già da medicalizzare. Un esempio simile di medicalizzazione è avvenuta col colesterolo. 20 anni fa il colesterolo era normale a 250, adesso sopra i 200 è già normale e quindi bisogna prendere farmaci, le persone vengono medicalizzate. Ma vediamo un attimo questa pressione arteriosa. La pressione arteriosa è un indice essenziale di come funziona la pompa cardiaca. È un sistema idraulico quello delle arterie e delle vene. Ebbene, qual è la differenza che deve esistere tra la pressione massima e la pressione minima? In linea di massima si può dire che una persona che ha 120-130 di massima, la minima dovrebbe essere la metà della pressione massima più 10. Se invece una persona ha una pressione intorno ai 140 di massima, la minima dovrebbe essere la metà di quei 140 più 20. Ma quello che è essenziale sono la differenziale tra la minima e la massima, quando cioè la minima e la massima si avvicinano o quando si allontanano eccessivamente, perché questi sono indici precisi di problemi cardiaci, della pompa cardiaca o di insufficienza aortica. Queste sono delle regole della semeiotica importantissime che devono essere sempre prese in considerazione. Ma qual è il consiglio che voglio dare a tutti? Non arrivare a 60 anni a medicalizzarsi per la pressione, ma fare una vita più tranquilla, soprattutto mangiare cibi non ipercalorici e fare tanto movimento. 45 minuti al giorno è quanto ci raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità e sapete che muovendosi con camminata a passo sostenuto, non corsa, noi abbiamo la liberazione nei nostri vasi di tante sostanze anticoagulanti. E abbiamo la regolazione della nostra pressione cardiaca. Per esempio, anche fare della bicicletta, anche della bicicletta in casa o del tapis roulant, possono essere utili a non farci arrivare alla medicalizzazione con gli antipertensivi.